molto grave, assenza totale di messaggi significativi in controtendenza da parte del governo. Quando accade questo è molto facile chiedere solamente alle forze di polizia che operano sul territorio. Io da 7 anni mi confronto con le forze di polizia che lavorano a Napoli, donne e uomini che fanno lavoro con competenza e con coraggio, ai quali chiaramente come sindaco chiedo sempre il massimo sforzo e lo chiedo anche oggi, ma ne conosco le difficoltà. Essendo uomo delle istituzioni e sapendo chi deve intervenire in questi casi, non può che essere il governo. Noi non abbiamo mai avuto segnali significativi, nemmeno nel passato, ma con Salvini nemmeno parole in questa direzione, se non opere di distrazione di massa sul tema della sicurezza che vadano nella direzione di rafforzare pattuglie, rafforzare presenze umane, risorse economiche. Poi, siccome il ministro dell'interno non è solo dovrebbe essere il ministro della sicurezza innanzitutto, ma anche il ministro delle autonomie locali e della finanza locale, se ci sbloccasse un poco di ottusi e inutili orpelli formalistici, noi domani potremmo mettere in campo ad esempio circa 150 poliziotti municipali, che certo non sono adibiti a contrastare le stese, però se li metti anche di notte nei festivi a controllare il territorio aiutano anche molto le forze dell'ordine. Quindi assenza totale di segnali di cambiamento sulle politiche della sicurezza, sulla criminalità da parte del governo. Questo spiace perché questa città, ormai per riconoscimento di tutti, è considerata la città che più cresce per rinascita culturale, turistica, di cui i protagonisti sono proprio i giovani. Quindi in questa vicenda delle stese c'è un po' il conflitto in questa città tra la maggioranza dei giovani che hanno scelto di partecipare al cambiamento e alla rinascita di Napoli e una minoranza che ci fa grande tristezza, oltre che preoccuparci, perché vedere giovanissimi, che al di là dell'episodio di ieri, di là di giovanissimi che fanno scorribande sui motorini, certe volte impugnando anche pistole, mentre la stragrande maggioranza dei giovani napoletani impugnano violine, chitarra, stanno nei teatri, nella cultura, fanno le guide nei musei, vuol dire che su questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tanti, ma soprattutto del governo, perché devo dire, chiudo, che a Napoli in questi anni tutte le forze in campo stanno facendo tantissimo per i giovani, tantissimo, e l'avete visto le mobilitazioni che ci sono state dopo vicende molto gravi che hanno coinvolto anche come vittime giovani minorenni. Quello che ci è mancato, lo devo dire con sincerità, non è lo stato del territorio, perché lo stato del territorio c'è stato, i prefetti, i questori, i comandanti provinciali, è mancato quell'aiuto che spesso è stato promesso da parte del governo centrale e che in questo caso proprio notiamo addirittura la disattenzione più totale, perché sul tema delle stese non c'è stata nessuna parola e nessun impegno da parte del ministro dell'interno.